I turisti arrivano a Micene per una ragione. Per vedere la capitale di un regno che entrò in guerra per una donna. Elena di Troia. Il poeta Omero racconta questa tragedia nel suo poema epico Iliade. Elena era una principessa spartana di straordinaria bellezza. Sebbene sposata, fu incoraggiata dalla dea dell'amore Afrodite a scappare a Troia con un bel principe. Turbato, il marito di Elena chiese aiuto al re greco Agamennone di Micene. Elena era così bella che migliaia di navi partirono per riportarla a casa. La guerra che ne seguì durò 10 anni. Agamennone dovette anche sacrificare sua figlia per avere gli dei al suo fianco. Il racconto di Omero della guerra di Troia fu ricordato nella storia come una grande opera letteraria, non un fatto reale. Ma la cosa cambiò, grazie a un archeologo tedesco chiamato Heinrich Schliemann, un vero Indiana Jones. Ai suoi tempi si credeva che si trattasse di un mito. Usando l'Iliade come guida, Schliemann individuò Troia laddove oggi c'è la Turchia occidentale. Qui trovò la prova di una grande guerra e una grande fortuna. Era convinto di aver trovato il campo di battaglia dove i greci sconfissero i troiani. Ma era solo a metà dell'opera. Che la guerra di Troia non finì con la caduta di Troia, ma ci furono serie conseguenze per gli eroi greci che erano in procinto di tornare a casa. Il re Agamennone ritornò a Micene aspettandosi di essere salutato come un eroe. In realtà sua moglie aveva organizzato vendetta per il sacrificio della figlia in nome della vittoria. La sua morte marcò l'inizio della fine di Micene. Schliemann si recò nella leggendaria città sulla penisola greca per provare che era davvero esistita. Qui trovò l'oro. Scavando nelle mura della fortezza, Schliemann scoprì 19 scheletri adornati con gioielli. Uno indossava una maschera. Sotto questa maschera, Heinrich pensò di aver visto il volto di Agamennone prima che si disfacesse in polvere. Sotto le altre, sembianze dei parenti più antichi, più giovani, le donne. Invece si sbagliava. Non aveva ritrovato personaggi della poesia, inventati, ma i protagonisti di tragedie, di conquiste, di guerre, di ricchezze vere, autentiche. Più vecchi di 400 o 500 anni, rispetto a quel che pensava lui. Popolo venuto dalle steppe tanto tempo prima, parlava greco. Scriveva già questo greco sulle tavolette. Adorava il commercio, conosceva i faraoni, traversava il Mediterraneo in ogni senso, lasciando le sue tracce ovunque, anche in Italia, Procida, in Sicilia.